Ciao amici, oggi siamo con l'agronomo Natale Torre che ha questo grande vivaio nella zona terrenica di Milazzo e lui è uno dei più bravi nella crescita di queste piante tropicali. E oggi parleremo del mango e di tutte le sue varietà. Quasi nessuno ci credeva che il mango in Sicilia potesse crescere, ma soprattutto fruttificare bene e dare un prodotto di alta qualità. Sono piante, diciamo, strettamente tropicali, quindi noi siamo in un clima subtropicale, per cui non è facile adattarlo in tutti i posti. Quindi nella zona costiera tirrenica abbiamo queste condizioni, diciamo che da Balestrada e dopo Palermo, andando verso Trapani fino a Messina, ci sono le condizioni ottimali proprio per la coltivazione del mango. Adesso partiamo dalla giovane piantina di mango, come si fa per arrivare poi a una pianta da mettere a dimora. Allora, innanzitutto bisogna scegliere il portinnesto che per il nostro ambiente è il Gomera 3. Quindi noi abbiamo le piante madri proprio da portinnesto, sono dei manghi molto piccoli che commercialmente non hanno praticamente alcun valore e la piantina ottenuta da seme in un anno diventa di queste dimensioni. Ecco, l'innesto viene effettuato più o meno a 50-60 cm dal colletto e si chiama a spacco inglese semplice. Questa è una piantina di mango innestata da più o meno 2 mesi. L'innesto viene effettuato normalmente fra la fine di marzo e la fine di aprile, primi di maggio. Come potete osservare, spesso le giovani foglie del mango sono di colore rossiccio. Vedete, quando si sviluppano le nuove foglie hanno questa colorazione molto chiara. La nuova vegetazione, vedete, parte dal nodo e qui si ferma, vedete, qui poi svilupperà un altro nodo. Quindi il mango cresce sempre così, facendo questo salto da un nodo all'altro nel giro di pochi giorni. Quando la pianta è giovane è molto importante la potatura delle piante. Già noi in vivaio facciamo 2-3 potature l'anno, perché se non si fa la potatura la pianta cresce sempre in altezza e non va bene. Quindi noi possiamo potare il mango in qualunque periodo dell'anno, ma mai da novembre fino a marzo. Lasciamo 3 gemme, quindi che corrispondono alle foglie, e tagliamo qualche millimetro, qualche centimetro al di sopra dell'ultima gemma. Ecco, in modo che abbiamo questi palchi. Se vogliamo procedere, in questo caso per esempio qui, possiamo tagliare con le forbici in questa posizione, ecco, lasciando queste 3 foglie, e poi da queste gemme si svilupperanno 3 germogli che poi faranno da equilibrio, diciamo, con questo ramo che già ha formato i primi rami laterali. Questo è un campo di collezione varietale, ce ne sono una 10ina di varietà. Queste, le prime 2, sono della varietà rosa e questo qua è sempre un gomera. Vedi, il gomera è molto più piccolo come pezzatura rispetto agli altri, però ne produce una quantità impressionante. La Glenn è un'ottima varietà, un po' più piccola, non hanno assolutamente fibra, sono proprio senza fibra nella polpa e dolcissimi. Anche questi maturano verso settembre, sono precoci come maturazione. Kit è invece al contrario il più tardivo. Qui si può raccogliere fino a dicembre. Alcuni, vedete, quando sono singoli i frutti diventano molto grossi, quando sono invece in grappoli più numerosi sono leggermente più piccoli. Questa è un'ottima varietà pure di mango. Questa qua si chiama Kent. Ma questo è Kent? Questo è Palmer. Palmer. Sì. La varietà di questo mango si chiama Kensington Pride
è un mango australiano, è fra i più coltivati in Sicilia, fra i migliori come produttività, come rusticità, vigoria, è molto precoce, di ottima qualità veramente. Prima parlavamo che tu parli meglio con le piante che con le persone, no? Le conosci un sì, po'? Sì, questo no? È vero, perché io cerco di capire le piante, anche se loro non parlano, io penso che loro hanno il loro linguaggio, comunicano con noi, noi magari non li capiamo. Però forse loro capiscono noi, quindi se tu li tratti bene e hai delle buone intenzioni, loro poi ricambiano i favori.